me è piaciuto veramente l'impegno. Beh, hanno portato una novità, quindi tutto quello che è innovativo è comunque ben voluto e comunque a parte sono bravi ragazzi. Mentre da questa parte è totalmente il presente della città, quindi tutto il municipio 15, quindi i palazzi più rappresentativi quasi del municipio 15. Scena della battaglia di Ponte Milvio e invece una scena del paesaggio di Ponte Milvio del XV municipio. Invece è ovviamente quello dedicato al paesaggio di Ponte Milvio. La scena è ispirata a delle foto di archivio su come era Ponte Milvio prima che venissero costruiti i palazzi intorno, quindi ha dato più spazio alla natura che un po' si è andata persa. C'è ovviamente una stilizzazione molto forte delle piante e della natura, perciò anche qui c'è una schematizzazione. E vorrei ringraziare l'associazione T con Zero e Ultra Blu che hanno partecipato al bando Contemporaneamente Roma proponendo questo bellissimo progetto di realizzazione di murales all'interno del mercato di Ariano. Il tema scelto è la famosa battaglia del 312 d.C. Costantino contro Massenzio, quindi questo spiega il bellissimo cavallo alle mie spalle e ovviamente i soldati romani delle opposte fazioni. Grazie a tutti. Allora, la fine della città è un progetto di Conzero della biblioteca della bicicletta e si svolge prevalentemente nel 15° municipio e quindi all'interno di questo municipio abbiamo scelto dei luoghi, presidi culturali ma anche della vita quotidiana dove poter svolgere le nostre attività artistiche ma anche appunto culturali. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato in accordo con l'assessorato alla cultura del municipio che ha dato delle indicazioni sui temi dei murales che abbiamo fatto qui nel mercato e quindi le scelte sono ricadute chiaramente sulla storia del territorio. Sono uno dei due ragazzi veramente bravi, hanno fatto una preparazione di queste serrande veramente accurate, oltre il disegno che è molto bello. E vi consiglio di usarli nei mercati un po' spenti per avvivare le parti spente dei mercati. Contribuiranno a rendere questo mercato sempre più vivace e frequentato e un punto di aggregazione per i cittadini di questo quartiere. Grazie a tutti. Lo speriamo.